start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi ho scoperto un altro titolo, un base builder, un gioco sulla gestione delle risorse, dell'economia, di una stazione spaziale. Non è nulla di assolutamente nuovo e originale, però ve lo voglio portare perché è stata una scoperta così dal nulla. Nel giro di pochi minuti l'ho trovato e ho detto interessante, esce il 25 di maggio, io lo sto registrando il 24, quindi come spesso accade non so dirvi il prezzo. Il gioco uscirà però in early access e resterà in early access in accesso anticipato per almeno 20, per almeno un anno, 12 mesi. Non so da dove mi sia uscito il 20, è 12 mesi. Attualmente le features base, diciamo quelle più solide, ci sono. Il gameplay di base esiste, ci sono 12 parti della stazione, 15 moduli, 25 tipi di risorse, si può costruire in tutte e tre gli assi, in tutte e tre le dimensioni, si possono estendere appunto le parti come funziona su ogni stazione spaziale, ci sono appunto i comportamenti dei vari residenti, la possibilità di assumerli e calcolate che il prezzo, qualunque esso sia al momento dell'uscita in early access, aumenterà quando il gioco andrà avanti con lo sviluppo. Iniziamo una nuova partita, ve lo faccio vedere brevemente giusto per vedere il gioco è sviluppato da una software house tedesca, credo, perché il gioco è in inglese o in italiano. Allora, questa è la stazione, questo è il menu. Il menu comparirà a sinistra, come ci dice. Avremo bisogno di laboratori per ogni blocco di costruzione, in questo caso il construction yard, e potremo andare ad amministrarlo. Qui è il tutorial, quindi noi, ecco, la cosa che può fuorviare un pochino è il fatto che quando voi ruotate la stazione e arrivate a un certo punto al menu, vedete qua non ruota più, quindi bisogna ruotare all'interno di questa area qui. E questo è importante saperlo perché poi apriremo i menu si espanderanno verso destra e quindi sarà un po' più complicato, piccola nota. Ma non piacerà al gioco magari chi non ama quei menu molto schematici, molto strutturati. Piacerà sicuramente agli amanti dei city builder, dei base builder, insomma, è così, su questo genere. Manage, noi facciamo il construction e il construction ci permette di... Ci sono tante cose che non verranno probabilmente approfondite in questo tutorial e in questo gameplay, però tenete d'occhio un po' tutti i menu perché qua vedete che i processi sono diversi, quelli di costruzione, ci sono i drone mining, transport, building e poi universal drone control. Qui andiamo a selezionare uno dei nostri tre in grado di lavorare, sono tre ingegneri, io scelgo Agatha e lo assegno. Posso assegnarne due, quindi assegno anche Seupel. E sono in due ore che opereranno per la costruzione. Andiamo su build. Al momento avremo solo una struttura da poter costruire, che sono i pannelli solari. Adesso io, è la seconda volta che mi capita, non si aggiorna. Ok, solar array. I solar array io li piazzerei in vista della stella. Eccola là, quindi io piazzerei onestamente i solar qui. E una volta che noi abbiamo fatto questo, il city builder, vedete che lo sta costruendo, ho accelerato il tempo, insomma, puoi vedere un riassunto delle tue risorse dal resource menu in alto, quello in alto. Ora hai bisogno di cibo per alimentare, insomma, dare da mangiare ai residenti. Per questo proposito devi produrre delle alghe in un'altra parte della stazione chiamata array di incubazione. L'array di incubazione ha bisogno di raggi solari, così come i pannelli, per lavorare nel modo giusto. Tienilo in mente quando lo posizioni. Una volta che è costruito avrai bisogno di scegliere il processo per produrre le alghe. Per farlo clicca sull'incubation array, vai to job e seleziona il modulo e clicca sui processi disponibili. Attivare il processo su drinking water. Questo processo appunto ti permetterà di far crescere con la drinking water il carbon dioxide
il sole. Il modulo produce a cicli, insomma. Va bene. Dopo aver attivato il processo, hai bisogno di un residente che lavori lì, puoi assumerlo. Insomma, adesso poi lo vedremo. Ora andiamo su build, andiamo su production e facciamo l'incubation array. Non è bellissimo da vedere, però insomma lo mettiamo lì in vista del sole. Quindi il sole è là. E quindi va a illuminare correttamente tutto. Possiamo accelerare, il tempo è già accelerato, quindi tecnicamente dovrebbe già iniziare il processo di costruzione. Possiamo andare ad amministrare, vediamo tutte le risorse che sono state inviate dal punto di costruzione. Tra l'altro, il gioco non è esente da bug, perché ad esempio mi capita, come in questo caso, che non costruiscano. E non sono assolutamente a conoscenza del motivo. No, forse adesso non ho cominciato, infatti. Ok, nella prima partita non avevano costruito, quindi bisogna sempre considerare questo. Abbasso il tempo, clicco su incubator e posso andare a fare applicants, cioè praticamente apriamo una serie di colloqui per assumere qualcuno di idoneo e questo personaggio dovrà avere il tratto, la qualifica biologo. In questo caso vedete che mi costa 110 crediti. Qua 84, qua 83, insomma io adesso mi assumo quello che costa meno perché ne ho risparmio, assumo lui e lui diventerà un residente pronto a lavorare lì. Vedete che possiamo activate il ciclo, ok, puoi anche assumere residenti sul marketplace con il modulo corretto, puoi commerciare resources, non è tradotto benissimo, al momento ci sono ancora degli errori di battitura. Ora che hai le alghe, hai bisogno di un modulo per produrre cibo da esse. Puoi pulire la wastewater, adesso vi faccio vedere anche le risorse. Per quello che hai bisogno, ok, comincia a costruire uno chassis A con due spazi espandibili, perché lo chassis A è un modulo personalizzabile. Ora metto in pausa. Metto rallentatore non in pausa, vedete ci sono i crediti, l'energia, il cibo, l'ossigeno, il diossido di carbonio, l'anidride carbonica, insomma l'aria che fa male, l'acqua da bere e l'acqua di scarto, le acque grigie e nere, insomma parlando in termini camperistici. Allora andiamo a build, facciamo chassis crossing, no. Chassis A, questo ricorda molto il metodo di costruzione presente anche su X4 Foundation. Allora l'abbiamo messo lì, quindi iniziamo la produzione. Vedete che i droni si spostano e stanno costruendo il modulo. Ora puoi assumere alcuni assistenti per aiutarti intorno alla stazione. Dai un'occhiata agli assistenti, ci sono tre dipartimenti. Un assistente di valutazione e report ti aiuterà la produzione e aumenterà la produttività. Un assistente di manutenzione automaticamente valuterà i bisogni della stazione e il modulo appunto di manutenzione, se hai un modulo di manutenzione, insomma, e un assistente di acquisition and sales ti permetterà di ottenere prezzi migliori quando andrai a commerciare e ottenere riconoscimenti, premi migliori quando ricercherai. Tornando alla produzione di cibo, costruisci un food dispenser e un water cleaner module che li piazziamo su questa torretta. Qui assegna lavoratori in questi moduli e produci cibo pulendo l'acqua sporca. Quindi andiamo su build. Dobbiamo fare, adesso io già non me la ricordo più, incubation array l'abbiamo già fatto, vediamo che cosa abbiamo. Chassis A, no, brace, transportation target, heat production, no, cavoli, non mi ricordo più come si produce da qui, manage, aggiungiamo nello spazio 1, ok, food dispenser, ok, e nello spazio 2 facciamo un clean water, con stack, ok. Ora si metteranno vedete che qua abbiamo i due processi di, possiamo attivarli, metterli in pausa, distruggerli, insomma, però possiamo andare a costruire ed espandere questo modulo. Altra cosa non bellissima, quando non abbiamo la stazione selezionata, il movimento è libero, cosa che mi spiazza un pochino. Preferisco quando ho la stazione selezionata, in modo che anche con WASD riesco a muovermi intorno normalmente.
Allora, adesso bisognerebbe capire perché non costruiscono, ma probabilmente ci stiamo lavorando, insomma. Io seleziono il modulo, faccio, vediamo se seleziono build, seleziono manage, food dispenser. Ah, ok, l'abbiamo già costruito perché sono interni. Ok, quindi food dispenser possiamo andare a assumere qualcuno, applicants, ingegnere, possiamo assumerli da zero, biology, io prendo sempre biology. E sul water cleaner io direi che farei più un ingegnere non assegnato, Nerlix, assign. Ok, abbiamo assegnato anche lui e possiamo food inactive, activate e activate. Ok, potreste aver notato che hai perso crediti, è tempo di fare qualcosa a proposito di questo. I crediti sono guadagnati completando incarichi di ricerca. Vai al marketplace e cerca per degli incarichi di ricerca. Ora puoi sceglierne uno. Tieni in mente che attivando un incarico di ricerca in un modulo e i suoi processi puoi avere multiple moduli di ricerca per lo stesso incarico, ok? Quindi ci impegnerà i moduli. Hai bisogno di finire un incarico di ricerca prima che scada o fallirai e la reputazione ne soffrirà. Completando un incarico con successo riceverai crediti in aggiunta alla tua reputazione, ti saranno offerti sempre più vabbè, incarichi e punti di reputazione. Hai bisogno di questi punti di reputazione e sufficiente reputazione con le compagnie per ottenere nuove parti della stazione, moduli o navi. Un'altra importante cosa è il calore. Tutti i processi hanno bisogno di potenza che viene convertita in calore, insomma, cioè la potenza produce calore. Il solo modo di ridurre questo calore delle reazioni è usando speciali radiatori. La forza della radiazione dipende dalla temperatura della superficie, le superfici più calde hanno bisogno di più energia, ok? Se vuoi costruire un heat radiator, ma prima hai bisogno di una licenza per questa parte, vai al reputation menu e cerca per la heat radiator. Ok, andiamo a vedere, marketplace, abbiamo research e abbiamo queste ricerche da fare che non sono molto, ok? Marketplace, research. Però fatemi capire una cosa, perché queste sono le risorse, che sono tante, molto più di quelle che abbiamo visto sopra. Reputation, non c'è reputation. No, non l'abbiamo ancora. Tasks, assistant. Sì, perché. Oh, cacchio, cosa succede? È successo qualcosa lì? Vabbè, marketplace, research, e cerchiamone uno. Facciamo questo. Accetta. Ora manage, andiamo elettrochemica e facciamo questa. Activate. E quindi abbiamo attivato la ricerca. E quindi abbiamo attivato la ricerca. 19 minuti, 1 minuto, 6 minuti. Ok, no, ne assumiamo un altro. Applicant, ingegnere, scienziato teorico. Assumi. Ok. 34% fatto, quindi, e qua vediamo i task con la percentuale di completamento, perfetto. Sto andando veloce il tempo, 19% fatto. Station parts. No, vorrei vedere se si può costruire un radiatore o qualcosa per il calore, no, non ce l'abbiamo ancora. 19%. Tasks. No. No, non, purtroppo non andiamo molto bene. Ah, ok, adesso sta andando alla grandissima. Ok, stiamo salendo. Cioè, è molto statico, diciamo, privo di grosse animazioni grafiche, però è altrettanto, secondo me, intrigante come gioco perché si va sempre a potenziare la stazione. Dipenderà molto dal prezzo, secondo me, perché questo gioco può fare la felicità di alcuni di voi, se non di molti, appassionati di base builder, station builder, insomma, nello spazio, ma molto dipenderà dal prezzo. È una banalità, però io potrei dirvi un grandissimo gioco 9-15 euro, prezzo lancio, più 9 euro forse, imprescindibile.
se me lo metti già a 19 inizio già a storcere il naso, soprattutto per il fatto che magari ha a livello di dinamicità molto meno rispetto ad altri titoli. Research, sì, ma qua lo finisce il task o no? Ok, completato. Quindi research avevamo, no, i task li abbiamo completati, perfetto. Marketplace, research, possiamo prenderne un altro? Accetta, manage, activate, e prendiamo qualcun altro. Ognuno può avere due assegnamenti, applicants. Questo administration, hanno tutte le space flight, biology, assumi, ok. Vedete che qua possiamo bruciare idrogeno, bruciare fire water, si possono fare diverse cose col laboratorio, quindi bisogna gestirlo bene. Task 0% completato. Non capisco perché non mi tiene conto dei... Boh, io assumo. Completato? Sì. Solo che non capisco adesso cosa devo fare. Posso acquistare, posso vendere. Vediamo. Alluminio, no, non ho progetti. Vediamo. Possiamo fare un po' di crediti, insomma, anche così. Accetta. Andiamo qua. Water Cleaning Lab, no. Ma scusa, ho accettato questo. Ma non credo che me lo lasci fare, perché non me lo dà qua. Tra l'altro sono spariti anche dei rotori. Vediamo. Vedete qua che ho ridistribuito i vari... Anche la manutenzione non ho messo nessuno. È un po' così. Allora, vediamo se accetto questo. Probabilmente ho scelto la quest sbagliata. Infatti probabilmente adesso... infatti qua non c'è nessuno. Ma sono morti tutti probabilmente. Ossigeno. Ok, posso mettere, produrre ossigeno. Boh, li ho già fatti morire. Sì, non c'è più nessuno a bordo. Sono andati via tutti. Ok, vabbè, ho fallito miseramente. Comunque, a grandi linee il gioco è questo. E l'ho fatto vedere giusto così perché è piacere della scoperta di nuovi titoli. Abbiamo le quest, che tra l'altro vedo adesso con il tutorial. Andrebbe avanti, insomma, però attendo un parere da parte vostra, se eventualmente non capita praticamente mai, ma nel caso in cui vogliate magari qualche approfondimento, ovviamente fatemi sapere, o qualche domanda, insomma. Per intanto io vi ringrazio della visione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e ci sarà modo di discutere anche del prezzo, e magari vi darò un commento dopo che sarà uscito il gioco il 25 di maggio e saprò anch'io il prezzo. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao.